Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Saluto e ringrazio ancora la Fondazione Tatarella per aver organizzato questa iniziativa, per l'attività incessante che porta avanti per far conoscere agli italiani l'eredità politica e culturale di Pinuccio Tatarella, di un protagonista indiscusso della storia repubblicana. Occasioni come queste sono la conferma della vicinanza di Fratelli d'Italia alle fondazioni, ai think tank, agli archivi, ai depositi del sapere, ai centri studi, a tutte quelle realtà che sono impegnate nell'approfondimento, nello studio, nella divulgazione del pensiero della destra, nella divulgazione del mondo conservatore, perché anche da questo lavoro passa il rafforzamento della nostra metà campo e la capacità di incidere nella società e nelle istituzioni. Io sono al vostro fianco, Fratelli d'Italia è al vostro fianco, potete contare sul nostro sostegno sempre nella vostra attività. Ho accettato molto volentieri l'invito a scrivere la prefazione di questo inedito di Pinuccio perché la destra italiana deve moltissimo a questa figura, al suo impegno, al suo coraggio, alle sue intuizioni, alla sua capacità di essere visionario. Pinuccio Tatarella è stato un innovatore, un grande precursore, un uomo che sapeva guardare lontano, che sapeva leggere e prevedere scenari che poi puntualmente si verificavano. Noi ricordiamo tutti la celebre intervista del 10 agosto del 1994 al quotidiano La Stampa, nella quale da vicepresidente, allora vicepresidente del Consiglio, non aveva paura a fare nomi e cognomi e denunciare senza mezzi termini quei poteri forti che si opponevano al cambiamento, che volevano diventare lo Stato e sottrarre al popolo porzioni crescenti di sovranità politica ed economica. Erano e sono parole di estrema attualità se pensiamo alla situazione nella quale si trova oggi l'Italia, una nazione che di fatto rischia di essere a sovranità limitata, umiliata da anni di governi non scelti dai cittadini, nella quale la volontà popolare non conta o rischia di contare molto poco e anzi può essere spesso vilipesa e calpestata. Non è un caso che una delle battaglie caratterizzanti di Pinuccio sia stata proprio quella legata alla riforma in senso presidenziale dello Stato. Tatarella di fatto inventò il periodico Repubblica Presidenziale e lanciò la riforma bandiera che poi ha caratterizzato tutto il suo impegno, una battaglia combattuta da pioniere che oggi a tanti anni di distanza rappresenta una delle battaglie principali che Fratelli d'Italia porta avanti in Parlamento e nella nazione, perché il presidenzialismo è l'unico cambiamento reale che può consentire tutti gli altri, è l'unico strumento per far nascere davvero la Terza Repubblica, ammesso che sia mai nata la Seconda. Un presidente votato dagli italiani, legittimato dagli italiani, che risponde del proprio operato solo di fronte ai cittadini, è la più importante riforma costituzionale che si possa regalare all'Italia, e cioè una nazione che ha bisogno di stabilità, ma che ha anche la necessità di passare di fatto da una democrazia interloquente a una democrazia decidente. Il presidenzialismo consentirebbe agli italiani di sapere un minuto dopo lo svolgimento delle elezioni chi governerà l'Italia, come la governerà. Consentirebbe alla nostra nazione di discutere serenamente anche dell'articolazione dei poteri decentrali, delle autonomie, senza temere spinte, diciamo così, centrifughe. In questi giorni un po' tutti si sono riempiti la bocca con l'elezione diretta del capo dello Stato, un po' tutti hanno detto che lo spettacolo offerto dal palazzo in occasione della rielezione del Presidente della Repubblica portava ad una sola conclusione, cioè che spetta agli italiani scegliere direttamente il loro Presidente. Ecco, io penso che sia ora di passare dalle parole ai fatti. Il 28 febbraio arriverà in aula la proposta di legge dei Fratelli d'Italia proprio sul presidenzialismo, vedremo come si comporteranno in questa occasione le forze politiche al di là dei proclami, capiremo in aula chi vuole davvero innovare l'Italia, chi preferisce invece difendere lo status quo, chi vuole far entrare in Italia nella Terza Repubblica e chi lavora per tornare nella prima, magari così restaurando un sistema proporzionale. Lo strumento preferito per turlupinare gli italiani è restare al governo senza vincere le elezioni. Anche da questo punto di vista, Tatarella
è stato tra i primi a capire l'importanza di una legge elettorale in senso maggioritario per garantire la governabilità, per difendere la rappresentanza, per mettere stabilità. Pinuccio non si è mai accontentato della testimonianza, ha dedicato tutta la sua vita a costruire una destra libera, una destra autonoma, una destra che fosse in grado di governare l'Italia. Una destra di governo che Fratelli d'Italia oggi vuole incarnare a pieno titolo, con una classe dirigente competente e preparata, capace di dare risposte ai cittadini e soluzioni a problemi complessi. Una destra orgogliosa, che non è stata sdoganata da nessuno, che si è guadagnata sul campo tutto quello che ha e che oggi ambisce a guidare il campo conservatore per dare all'Italia un governo di centrodestra, finalmente un governo di centrodestra coraggioso e libero. Una destra che rappresenta i valori della maggioranza del popolo italiano, che merita rispetto e che hanno diritto di andare al governo senza che per farlo lo si debba fare col PD o con la sinistra. Questo è l'impegno che abbiamo preso con gli italiani e l'impegno che intendiamo onorare. Io vi ringrazio ancora, mi scuso per non essere fisicamente presente, vi auguro buon lavoro.